In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose, «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarle. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù. «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Buongiorno. Buongiorno e ben collegati a tutti voi che avete scelto, che avete deciso di ascoltare la parola di questa quinta domenica del tempo ordinario. Domenica scorsa abbiamo terminato di leggere la pagina di Gesù a Nazaret, dove si parla, come ricorderete, dell'iniziale accoglienza che i suoi compaesani gli hanno fatto, ma poi del fallimento della sua predicazione. Questa domenica troviamo Gesù presso il lago di Galilea. Tra la folla, una folla che gli fa ressa intorno, tanto che Gesù vede due barche e ne sceglie una su cui salire per poter parlare alla folla. Sceglie quella di Simone, quella di Pietro. Nel suo sguardo, nella sua richiesta, c'è già tutto il desiderio di Gesù di incontrare Pietro. Vorrei innanzitutto osservare che questo avviene nella quotidianità della vita, con un gesto semplice. Pietro e i suoi compagni stanno sistemando le reti. Il testo dice «erano scesi e lavavano le reti». È il lavoro di ogni giorno. Ma c'è un dettaglio particolarmente importante, anche se secondario. Lavavano. Luca con questo dettaglio vuole dirci fin da subito che questa volta non avevano preso nulla. Le reti le stavano lavando, non riassettando. Siamo quindi in un clima di fallimento, in un clima di delusione. Ed ecco che Gesù dice «prendi il largo e gettate le reti per la pesca». Ed è qui che inizia il salto di fede che deve compiere Pietro, che risponde «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla». Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano e grande esegeta, ha dedicato una bellissima riflessione a questa pericope in un suo volume intitolato «L'evangelizzatore in San Luca». E il Cardinal Martini afferma che qui Cristo viene presentato come colui che ribalta le situazioni. Le situazioni che sembrano umanamente chiuse e ormai perdute. Tutta questa pagina, chiamata della pesca miracolosa, è costruita, continua Martini, su tre salti di fiducia che Pietro deve fare e che portano a un rovesciamento della realtà. Il primo salto, ci troviamo in un circuito, ho detto, delusivo, in cui è venuto a trovarsi Pietro con coloro che con lui non avevano pescato nulla. Ma ecco che Pietro accetta di compiere un passo e infatti dice «sulla tua parola getterò le reti». Potremmo dire che è proprio così. La fede è un salto, è un qualcosa che ci permette di vedere quello che c'è sotto la superficie. E senza questo fidarsi di Gesù, della sua parola, fidarsi di Dio, non si può arrivare ad assistere a nessun miracolo,
né a quello della pesca miracolosa, né soprattutto nella propria vita. Ed è così che inizia la sequela di Simone di Pietro. Proviamo anche a immaginarci quello che poteva significare per Pietro, per un uomo che aveva probabilmente una piccola cooperativa. Cogliamo questo dettaglio dal modo con cui viene descritto il sistema della pesca sul lago di Galilea. Quest'uomo che deve impegnare degli altri uomini che con lui escono di notte e non hanno pescato nulla. Tornare a dire a costoro: torniamo a pescare, fidandosi della parola di uno sconosciuto. Ma qui sta tutto il gioco. Ecco allora che il primo salto della fede consiste nel fare qualcosa quando ormai sembra inutile. Chi di noi non conosce la sensazione del fallimento? Cioè dell'aver faticato per qualcosa, dell'averci messo tutte le proprie energie e del non aver raccolto nulla. Ed è allora interessante, bello a mio parere, pensare che Dio lo possiamo incontrare anche al margine dei nostri fallimenti, nel momento in cui tocchiamo il fondo di tutte le nostre possibilità, quando noi abbiamo sperimentato che nonostante tutte le nostre, i nostri tentativi, le nostre energie, non abbiamo raccolto nulla. Lì incontriamo Gesù, anche nel nostro limite. E lo incontriamo quasi per caso, perché il Vangelo ci racconta di una casualità. Gesù arriva lì sulla sponda di questo lago e ha bisogno di un posto da dove parlare. E per farlo sale su una di queste barche e poi costringe bonariamente questi uomini a riprendere il largo, a rimettersi a pescare. Loro, che sono dei pescatori professionisti, devono pescare sulla parola di quest'uomo. Ma anche questa credo sia un'indicazione importante che ci dà il Vangelo di questa domenica. Ossia, il rifare le cose che sappiamo fare poggiandoci non sulle nostre prospettive, sul nostro metodo, sul nostro abbiamo sempre fatto così, ma sulla parola di Gesù. Il cristiano allora è uno che fa le cose che sa fare, ma sulla parola di Gesù. Rischia la sua vita, rischia di provare qualcosa di nuovo, non credendo e non essendo limitato tanto dai suoi fallimenti che ha accumulato, quanto sulla parola di Dio, che sempre e da capo torna a dirgli: dai, riprova, rimettiti in gioco. Ed è proprio soltanto sulla parola di quest'uomo, di Gesù, che avviene la pesca di questa pesca favolosa, questa pesca miracolosa. Secondo punto. Possiamo domandarci però qual è il compito che spetta a Pietro, oltre quello di fidarsi. Credo che sia quello di riconoscere la propria incapacità. Ed è qui che inizia allora proprio il secondo momento, la seconda situazione di ribaltamento, che credo nemmeno Pietro poteva essersi immaginato. Dopo aver compiuto una grande raccolta di pesci, il versetto 6 infatti ci dice: c'era una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. E il versetto 7 aggiunge: dovettero accorrere anche gli altri compagni della barca ad aiutarli. Simon Pietro si getta alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Cosa sta facendo Pietro? Sta riconoscendo la distanza. È per questo che dice allontanati da me, cioè la differenza tra sé e colui che ha permesso che avvenisse questa pesca così abbondante. Che cosa avrà voluto dire Pietro con l'espressione allontanati da me perché sono un peccatore? Possiamo pensare che Pietro non fosse tra i più grandi peccatori di Cafarnao, però certamente anche lui era un uomo che, posto di fronte alla potenza e alla santità di Dio,
sente che molte cose della sua vita non vanno, come noi d'altra parte. Allora ecco che il secondo miracolo di questa pesca, oltre a quello della fiducia, è quello che permette al discepolo di riconoscere il proprio limite, la propria delusione, ma anche il proprio peccato. Pietro si accorge del proprio limite, Gesù abbi pietà di me, ma una cosa bella, questo suo accorgersi non lo allontana da Gesù, anzi lo porta ai piedi, ad inginocchiarsi davanti a lui. Conoscere se stessi implica quindi questo fidarsi di qualcuno che è più grande dei miei limiti. Questa è la grande scommessa del Vangelo di questa domenica. Credere di più alla parola di Dio che ai nostri fallimenti. E viene così l'ultimo salto, il terzo, quando scopriamo nella lettura di questa parola che Gesù non condanna Pietro, o se volete, non insiste su quello che è il suo peccato. Qui, pensando a Pietro, mi è venuto un po' in mente Mosè, quando anche lui chiamato risponde a Dio dicendo: «Io sono un uomo che ha la lingua che non è circoncisa. Chi sono io per andare dagli egiziani?» Un uomo cioè che riconosce il proprio limite e che però viene invitato ad andare avanti, proprio come Pietro. Di nuovo Martini spiega: Gesù non dice a Pietro: «Tu vuoi seguirmi, però ricordati che sei un peccatore, quindi per prima cosa devi pentirti, devi veramente convertirti dai tuoi peccati, devi purificarti, altrimenti non sei degno di seguirmi». Forse lo stesso Pietro si aspettava una reazione così da Gesù, che il Signore lo confermasse nel suo sentimento di penitenza. E invece, con meraviglia, Gesù dice: «Non temere, d'ora in avanti sarai pescatori di uomini». È un grande atto di fiducia e anche di rispetto, perché Gesù non insiste sul limite di Pietro che lo bloccherebbe, come in fondo bloccherebbe ciascuno di noi, ma sottolinea invece la possibilità che ha Pietro di fare qualcosa di nuovo. Infatti Pietro viene chiamato a qualcosa di nuovo, viene chiamato a svolgere lo stesso mestiere, ma possiamo dire cambia la sostanza. Si sente dire Pietro che pescherà pesci vivi, il verbo in greco è zogreo, che significa proprio prendere vivi gli animali, e quindi in questo caso andrai a pescare, o meglio, andrai a prendere vivi gli uomini. Pietro, in altre parole, viene rafforzato nella sua missione. Non deve avere paura, perché quello che conta davanti agli occhi di Dio non è il suo limite, che Dio vede in Pietro, in me, in ciascuno, ma è il desiderio di conversione, quel desiderio che è più grande di ogni errore e al quale Dio guarda, al di là di ogni peccato che abbiamo potuto compiere nella nostra vita. In fondo, se ci pensiamo, è un grande messaggio, un messaggio che non vale solo per Pietro, ma anche per ciascuno di noi, soprattutto quando viviamo momenti di delusione, momenti in cui ci accorgiamo dei nostri peccati, momenti in cui siamo come, vorremmo come rimanere fermi. È lì che il Signore dice: seguimi. Ed è questo l'invito che vogliamo ascoltare tutti, anche noi. Buona domenica e arrivederci alla prossima settimana.